Siete pronti a incamminarvi oggi per questa via sotto la guida di Cristo? Sì, sì sono, sono pronto. pronto. E voi garanti che ora ci presentate queste candidate al battesimo? E voi tutti, fratelli qui presenti, siete disposti ad aiutarli nella loro ricerca di Cristo e nel loro impegno a seguirlo? Sì, siamo disposti ad aiutarli. Nella storia della Chiesa la Quaresima è un tempo importante per prepararsi al battesimo, perché? Perché la Quaresima è stata inventata proprio per i catecumeni, per quelli che si preparano al battesimo, sull'immagine dei 40 giorni di Gesù. Quindi, la Quaresima è fatta per i pagani, per i non credenti, perché si preparino a scoprire il battesimo e solo dopo diventa un tempo per tutti quanti i cristiani che, accompagnando quelli che si battezzano, riscoprono anche loro il loro battesimo, riscoprono che a Pasqua si diventa figli di Dio. Catecumenato, eh, questa fase che è la preparazione al battesimo, lei in questo ufficio si occupa proprio di questo? In che cosa consiste questo cammino? Catecumenato è una parola greca eh, che viene dal verbo catecheo, echeo è fare eco. E catà dall'alto. Il catechista è uno che fa eco di una parola che viene dall'alto, che offre questa parola. Il catechum meno in greco è la desinenza del passivo è colui che riceve la catechesi. Quindi i catecumeni sono i giovani, gli adulti che chiedono il battesimo e che ascoltano i catechisti e si preparano a questa grande gioia di battezzarsi. Diverse tappe in questo cammino di preparazione, se ci può un po' spiegare in che cosa consistono. Sì, ehm, il concilio spiega che eh, il catecumeno è già salvo, è già parte della Chiesa, il catecumeno chiede alla Chiesa di prepararsi e c'è un rito particolare in cui viene benedetto col segno della croce per la prima volta, entra alle porte della Chiesa, da quel momento è salvo, i padri della Chiesa raccontavano per esempio di un imperatore che era morto prima del battesimo da catecumeno e Sant'Ambrogio dice è in cielo, in paradiso, perché desiderava il battesimo, no? quindi c'è questo primo passaggio che esprime il desiderio di diventare un catecumeno. E poi appunto nella Quaresima, eh, che è nata proprio come diciamo per, il, per, il, per i catecumeni, il vescovo di ogni città del mondo, di ogni diocesi, elegge i catecumeni la prima domenica di Quaresima, quindi vengono chiamati. Uh, eletti perché è il Signore che li sceglie, non sono solo loro che scelgono il Signore. E poi per tre domeniche eh, vengono fatti gli scrutini in cui si prega perché il male, il diavolo, fugga da loro, si inginocchiano, si prega imponendo le mani sul loro capo. E vengono consegnati tradizionalmente il credo e il Padre Nostro, perché loro li amino, li studino, li approfondiscano, diventano le loro preghiere. Anche il credo è una preghiera, non va mai dimenticato, non è solo un testo di fede, ma è pregare che noi ci fidiamo di Dio, del Padre, del Figlio, dello Spirito, che Dio ci dà la vita eterna. E il sabato santo, oppure la, la settimana santa, restituiscono sia, soprattutto il credo, cioè ridicono alla Chiesa, io credo veramente nella... Nel Dio Creatore, nel Figlio Salvatore, nello Spirito, e nella notte di Pasqua ricevono il battesimo. Quello che vediamo, che viviamo nella notte di Pasqua, quindi per ogni cristiano è importante. Eh, la notte di Pasqua non è importante solo per i catecumeni. Sì, certo, perché ogni cristiano riscopre il suo battesimo. Tutta la liturgia parla del battesimo, anche se non ci fossero battezzanti adulti, viene benedetto il fonte battesimale e tutto il popolo viene asperso con l'acqua. Io da parroco amavo proprio farlo sentire, cioè prendevo tanti rametti d'olivo e li, li bagnavo in senso buono, non in senso divertente, proprio nel dire quell'acqua vi ha toccato, in quell'acqua siete salvi. Carissimi, avete chiesto il battesimo e avete impiegato un lungo tempo nella vostra preparazione. Ora con fiducia davanti alla Chiesa e insieme a tutti coloro che partecipano a questa santa veglia, prima di essere battesati fate la vostra professione di fede. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunziate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinuncio. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Rinuncio. Un bel numero quest'anno i Catecumeni di Roma. Sì, sono 95, sono giovani adulti che hanno scoperto per vie diversissime il battesimo, ogni storia è diversa. La metà sono italiani e la metà sono stranieri, nuovi migranti, e la metà sono donne e la metà sono uomini. Quest'anno abbiamo fatto ascoltare due testimonianze di coppie proprio perché c'è Amoris Letizia. Allora, una donna giapponese di tradizione buddista, eh, confuciana, diceva legata a delle leggi: noi non abbiamo l'amore. Noi in Giappone crediamo della reincarnazione. Io mi sono reso conto che se la reincarnazione fosse vera, quando io e mio marito moriamo, ognuno se ne va da un'altra parte, cioè andiamo in due corpi diversi e io questo non lo voglio. Cioè l'amore è più importante, non basta che mi salvi io, io mi devo salvare insieme a mio marito e ho scoperto che nel cristianesimo al cuore di tutto c'è l'amore. E quindi io credo proprio perché voglio il matrimonio, perché voglio questa realtà che mi garantisce che per sempre esiste l'amore. Un'altra coppia, lui di origini musulmane albanese, lei italiana, eh, si, hanno detto io noi vogliamo il battesimo perché vogliamo la benedizione di Dio sul nostro amore, noi sentiamo che l'amore umano è bellissimo, ma non basta che ci sia solo l'amore umano, Dio deve dire di sì al nostro amore. Un'altra donna diceva io chiedo il battesimo per mio figlio, cioè, ho visto il battesimo mio figlio, l'ho concesso a mio marito che era cattolico, vedendo la meraviglia di questo dono fatto a lui di essere figlio di Dio ho detto anche io voglio lo stesso dono, voglio battezzarmi. È interessante che quest'anno ben tre, mi ha colpito, io le leggo le testimonianze perché il mio lavoro appunto, ben tre donne parlano della scoperta della storia dell'arte, cioè mentre per noi occidentali la storia dell'arte è qualcosa di solo filologico, cioè spesso in una facoltà di, eh, di storia dell'arte neanche si parla delle immagini, del senso dell'iconografia, no? si parla del tratto del pennello, della differenza del colore, del il colorismo, la prospettiva eccetera, lei dice io vedendo i crocifissi, vedendo le le madonne, vedendo i bambini, ho sentito che lì c'è Dio veramente e poi l'ho riscoperto nella vita, cioè l'arte è stato il primo passo che mi ha portato a dire io voglio il battesimo perché se la fede genera queste immagini, se dietro la fede c'è la madonna, c'è il Cristo che muore per noi, allora io voglio la fede cristiana. Come si accompagnano queste persone al battesimo? C'è una formazione dei catechisti? E noi chiediamo eh, generalmente almeno due anni di preparazione, con delle eccezioni perché alcuni conoscono in realtà il cristianesimo da molto tempo, proprio per dire che eh, questa commedia non è un plagio, non si prende una persona che eh, emotivamente si sente vicina, si dice calma, aspetta, riflettici, eh, facciamo un po' di formazione. E a Roma ci sono delle religioni che ti fanno della loro religione un quarto d'ora cioè tu vai per un matrimonio, eccetera, e ti dice qualcuno di quella religione ti conviene, firma questo documento, sarà più facile se poi vai nel paese del marito. Noi diciamo no, cioè assumere una religione è un fatto che chiede una grande cons consapevolezza, quindi eh, c'è un cammino di riflessione, di dialogo, di confronto, di lettura delle scritture, un cammino liturgico, appunto, ci sono delle tappe durante la liturgia, c'è un cammino di carità, di conversione, se uno è convivente, è un cammino di dire ma cos'è per te il matrimonio, ma vale la pena perché Gesù parla del matrimonio e quindi richiede due anni, di solito sono le comunità che li accompagnano, le parrocchie. Noi proponiamo che soprattutto il secondo anno comincino a partecipare alla messa domenicale come chiede il catecumenato antico delle chiese antiche, uscendo dopo eh, il credo, quindi i catecumeni ascoltano la parola di Dio, cantano, ascoltano l'omelia ehm, e poi vengono congedati con una benedizione particolare e continuano la catechesi in un'aula a fianco della, eh, della, della chiesa dove si celebra invece la preghiera eucaristica e la comunione. I neofiti si inseriscono in una comunità vivente. Ecco che cosa dice questo segno del battesimo, eh, del catecumeno alla comunità cristiana? C'è una sorta di osmosi, certo, io direi che eh, è difficile dirlo perché è un, un grande problema, ma la sociologia ha sbagliato grandemente, la sociologia che diceva negli anni 70, 80, 90 che la religione stava terminando. In realtà noi vediamo che sia gli italiani, sia i migranti, sia, le sia quelli che non sono stati battezzati da bambini, sia persone che vengono dall'Estremo Oriente, dall'Africa, dal Medio Oriente, sentono che senza Dio non si può vivere. E sono una vitalità, c'è cioè un, cioè una forza, e in realtà tantissimi di più si battezzerebbero se ci fosse la libertà religiosa. Cioè, ognuno di loro dice: Io mi battezzo perché ho coraggio, ma io so di tanti amici che vorrebbero venire alla catechesi, ma sanno che questa cosa creerebbe un grande problema nelle loro famiglie o nell'ambiente culturale in cui vivono. Quindi dice alla Chiesa che la fede interessa, una donna sente nella, nella, nella visione della donna cristiana che c'è un mondo di, di, di fede, di amore, di carità, di libertà, di cultura, perché Cristo ha veramente liberato la donna, Cristo ha veramente liberato l'uomo, ha veramente liberato il matrimonio e quindi le persone sentono la grandezza della fede e vorrebbero battezzarsi. Ricevete il segno della croce sugli orecchi per accostare la voce del Signore. Ricevete il segno della croce sugli occhi per vedere lo splendore del volto di Dio. Ricevete il segno della croce sulla bocca per rispondere alla parola di Dio. Ricevete il segno della croce sul petto perché Cristo abite per mezzo della fede nei vostri cuori. Ricevete il segno della croce sulle spalle per sostenere il gioco suave di Cristo.